La difesa ufficiale dei lavoratori del consorzio di Bacino non poteva che arrivare dal sindacato, in particolare da Leonardo Tortora della CGIL. Mezzi a disposizione carenti, lavoratori non sostituiti, organico insufficiente per una città grande come Pagani. La rabbia del sindaco Bottone, così come quella di tutti i cittadini paganesi, è da condividere perché le strade sono sporche e i rifiuti si ammassano negli angoli come qualche tempo fa succedeva, quando l'emergenza si faceva sentire e pesantemente. Qui, per esempio, vi stiamo mostrando le immagini raccolte dai nostri operatori in via Mazzini. E alle porte potrebbe esserci un'altra emergenza se non si prenderanno decisioni importanti. Emergenza che rischia di riflettersi sull'aspetto igienico-sanitario. Il primo cittadino Bottone lo ha dichiarato senza mezzi termini. C'è in ballo la salute della gente. È per questo che stanotte tutto il territorio di Pagani sarà interessato da una disinfestazione, perché i primi a farsi vivi quando l'immondizia impera per le strade sono i ratti e gli altri animali, con tutte le conseguenze che ne possono derivare. E mentre dal consorzio si sono chiusi nel silenzio più totale rispetto a questa vicenda, ecco le spiegazioni della CGIL, proprio attraverso Leonardo Tortora, da sempre in prima linea per quanto attiene le tematiche ambientali, in particolare il comparto della raccolta rifiuti. La verità è quella che dicono i lavoratori. Attualmente sono in sottonumero per come dovrebbe essere organizzato il servizio a Pagani. A noi risulta, e lo si vede dalla città sporca, che mancano soprattutto gli spazzini. L'abbiamo detto a più riprese ai sindaci che si sono alternati a Pagani, ma sembra che nessuno voglia ascoltare. Ma a Pagani c'è un ulteriore problema, che è quello degli automezzi, innanzitutto insufficienti. Seconda cosa, sono tutti automezzi da rottamare. Immaginatevi le condizioni in cui questi lavoratori sono costretti a risolvere i problemi della pulizia sulla città. Per quanto riguarda i consorzi, non avendo più alcuna certezza di essere loro proposti alla futura gestione, si stia facendo c'è questo problema, mi volto dall'altra parte. Ovviamente i sindaci hanno la responsabilità dell'igiene della città, dovranno essere loro a trovare ulteriori situazioni, anche pensando che negli ultimi tempi circola voce che probabilmente sia la costituzione degli STO e sia il cambiamento della gestione dei servizi in provincia di Salerno, come in tutte le province regionali, si dovrebbe rimandare a dopo le elezioni regionali.